Sprit e gas. Gli ha dato una lezione, devo dire, al Cantamessa. Ha guidato bene il Cantamessa, però cavoli, lui è stato fortissimo. Cantamessa terzo a livello di tempi, aveva fatto meglio di... Sì, ha fatto 54, mi sembra, 54, 52, 53,9 o 54. Sì, quindi Dindo ha fatto 56. Via, partiti. Partono le due Lotus, dai ragazzi, forza! Questo dai. È uno spettacolo davvero. Il tank farà dei traversi. Sì, e deve recuperare, ponte, non alzare una mano, ricordiamocelo, Mentre Stefano Alfre una mano, qualche cavallo in meno su quella di Aste, qualche cavallo in più su quella di Tenchini. Stiamo a vedere, dai, godiamoci questi traversi dei due amici prima che qualsiasi altra cosa. Ricordiamo Tenchini con Peroglio, non possiamo dimenticare il grande Pero, grande esperienza, ci ha dato tante indicazioni durante questo rally di Monza. Soprattutto a me, ciao, non avrei timbrato nessun controllo. Si è dimenticato di darti quella del curvone Biassono. quella non te l'ha data, scherzo, errore mio. Ostia, Ciccarone, è entrato Ciccarone, il Paolo, ciao Cicca. Mette di traverso bene. È in guida gabbia di ponte. Ci dà che ci dà. Sono riusciti ad abbruttirle con quei due affari là dietro, che non ci volevano. Guardalo. Bravo te, però l'ha sbagliata. Ma senza freno a mano lì è duro. Doveva, sì, forse un pelo più larga. D'altronde, è così. Sono brutte e forti però quella cosa lì, effettivamente. Sì, questa è una stupidata, se posso permettermi di dirlo a Stefano, glielo dirò di persona. No, sta usando tutto. Guarda che lui è un cinghiale. Stefano. E poi Linda gli dà su di brutto, capito? Stefano, non è che gli sta in calmo. È in race. Piacciono i gatti come me, sua sorella. Sì. Siete single tutti e due? No. Chi è davanti? Secondo me è molto in vantaggio Stefano. Di parecchio. Secondo me è molto in vantaggio Stefano. Un giro quasi più o meno. Stefano in queste gare è una brutta bestia. Fortissimo, però con questa macchina non probabilmente Stefano può dire qualcosa in più. Sta guidando come... Bello. È veramente bravo Stefano. Questo è Stefano Show. Sì. Poi guida pulita. Sta andando veramente forte Stefano questa macchina. La sente, l'ha fatta lui, l'ha costruita lui. Ricordiamoci le Lotus in Italia. Per le Exige in particolar modo sono arrivate con Stefano, e Stefano che sta portando a un livello di... Qua bisognerebbe la vittoria solo per questo, per il pendolo, per il pendolo. Possiamo permetterci di dare appuntamento agli amici appassionati della Lombardia, magari quelli più distanti faranno più fatica, però a Franciacorta l'ultimo fine settimana di novembre ci sarà l'ultima edizione, l'ultima gara della Lotus Cup, per cui saremo tutti lì. Brava, posso correre anch'io? Può correre anche me. Posso correre anch'io? Corriamo tutti. Vieni anche Mattia. Vieni Mattia, corre con le Lotus. Dai, a Franciacorta. Corri anche te, Guaro. Siamo tutti lì. No, Ciccarone no, c'è un limite a tutto, Paolo, scusami. Zam, tu vuoi la linea? Scherzo, Cicca. Vai, Zam. Sì, adesso, prima della finale della WRC, c'è una sfida show tra Super Sic, Simoncelli e Uccio. Super Sic è qua, un attimo prima di entrare. Marco, è stato un bellissimo rally di Monza e soprattutto dopo Valentino sei stato il pilota più acclamato. Nel frattempo ha vinto d'Aste, vai. Sì, guarda, sono contentissimo, finalmente, diciamo, ho guidato una macchina che va veramente bene, ma mi ha permesso di, diciamo, imparare molto. Sono stato veloce, sono contentissimo, la gente qui è sempre bellissima e insomma ringrazio quelli che me l'hanno fatto fare, mi è piaciuto veramente tanto. Adesso vediamo se riesco a fregare Uccio, speriamo di sì. Ok Franco, ti segnalo anche che prima di entrare in pista i commissari dicono ai piloti da che parte devono andare, se a destra o a sinistra, e Simoncelli anche in un'esibizione ha fatto segno che voleva andare a sinistra, cioè ha detto devo andare a sinistra, non a destra. Evidentemente c'è un piccolo vantaggio partendo da quella parte. Grazie Gio, tra l'altro qui c'è Tenchini, sta facendo il burnout intorno ad Aste e gli fa dei peli incredibili. Il tank è il numero uno al mondo, credo, dei testa code, dei traversi, però si è dovuto inchinare a un Aste con queste macchine, ragazzi. 3.02 ha fatto un e tempo. 45. Un tempo pazzesco, 3.12 quello del quella tank. Macchina, una macchina così è un tempo incredibile. Bene, adesso ci sarà questa esibizione. E poi avremo la finale grande assoluta, Stefano. Quella del WRC tra Longhi
e Rossi, mamma mia che finale. Direi che poi una soddisfazione per lui, in finale al Master Show tutte e due le sue macchine. Sì, veramente, vero, vero, vero. Se lo meritava, perché ha avuto sfortuna nel rally, è finito credo settimo perché non ha terminato le ultime speciali a causa di problemi tecnici, però insomma i suoi meccanici lo hanno messo in condizione. Salutiamo tutti da Pino, Andrea Carletto, tutti gli altri, Federico, ragazzi, Jacopo, mi dimentico qualcuno, perdonatemi. Comunque tutti i ragazzi della PB Racing che gli hanno consentito di schierarsi qui nel Master Show e dare grande il pendolo del tank. Ermanno Colombo è andato a ripescare un traverso spettacolare del tank, mentre in pista stanno entrando. Ma adesso chi c'è? Sitch? Sitch che fa un'esibizione contro Uccio. Perché devono abbassare un po' il livello prima di rialzarlo col Master Show. Abbassare ufficiale. Mica tanto, perché ci hanno dato il gas.